Eccoci, è un piacere riavervi qui anche oggi, 19 ottobre, in cui ricordiamo San Paolo della Croce. Ascoltiamo. Paolo nacque a Ovada, provincia di Alessandria, il 3 gennaio 1694, da una famiglia di commercianti. Non aveva ancora 20 anni quando ebbe un'intensa e decisiva esperienza interiore di Dio, che gli fece vedere in modo totalmente nuovo la sua vita. Più tardi ne scrisse dicendo di aver cominciato solo allora a conoscere veramente Dio. Rinunciò ad un'eredità offertagli da uno zio sacerdote e alla proposta di un conveniente matrimonio, allo scopo di fondare una congregazione centrata sulla memoria della passione di Cristo, vista come la più grande e stupenda opera del divino amore, la massima espressione dell'amore di Dio per l'uomo. Il suo diario spirituale, scritto sotto l'influenza di Alessandria, Francesco Arborio di Gattinara, nel periodo precedente all'approvazione della regola della nascente congregazione, rivela che Paolo comprese che Gesù è un dono del Padre. E da questa comprensione nacque in lui l'impegno, espresso da un voto emesso anche dai suoi religiosi, di vivere la memoria di quanto Gesù ha fatto e patito per l'uomo, e di promuoverla fra la gente mediante la vita e l'apostolato. Da allora il suo scopo di vita sarà annunciare l'amore di Dio rivelato nella passione. Dopo l'ordinazione sacerdotale, iniziò nel 1737, sul Monte Argentario, in provincia di Grosseto, una comunità passionista, con la costruzione del primo convento, da lui chiamato Ritiro, per indicare la solitudine in cui i religiosi avrebbero dovuto vivere, al fine di favorire la preghiera e lo studio, destinati a farli diventare buoni predicatori e direttori spirituali. Il 15 maggio 1741, Benedetto XIV diede la prima approvazione alla regola del nuovo istituto, e l'11 giugno, Paolo, con 6 compagni, emise la professione pubblica, assumendo il nome della Croce e cominciando a portare sul petto il segno distintivo della passione, un cuore con il nome di Gesù sormontato da una croce. Pochi anni dopo fondò a Tarquinia il primo monastero delle claustrali passioniste. Da questa comunità, nel 1815, si svilupparono, per opera della marchesa Maria Maddalena Frescobaldi Capponi, le suore passioniste di San Paolo della Croce, congregazione di vita apostolica consacrata alla missione educativa, con particolare attenzione alle donne segnate da varie forme di violenza e di sfruttamento. Paolo della Croce morì a Roma il 18 ottobre 1775. Alla sua morte, la congregazione era ormai una realtà nella Chiesa e contava 12 ritiri con 176 religiosi. San Paolo della Croce è stato il fondatore dei passionisti. In punto di morte ha dettato dei suoi pensieri e noi sappiamo che quello è il culmine della vita di una persona, soprattutto dei santi, perché in quel momento loro esprimono veramente pensieri di grande maturità, appunto il loro testamento, il senso del loro vissuto. E lui raccomanda ai suoi, prima di ogni altra cosa, vi raccomando assai la carità fraterna. Ecco, fratelli miei dilettissimi, quello che io desidero con tutto l'affetto del povero mio cuore, da voi che vi trovate qui presenti, come da tutti gli altri che già portano quest'abito di penitenza e lutto in memoria della passione e morte di Gesù Cristo, amabilissimo Redentore, e da tutti quelli che saranno chiamati da Dio a questa povera congregazione e piccolo gregge di Gesù Cristo. In punto di morte sente di sottolineare l'importanza di questo, la carità fraterna, ossia l'amarci gli uni gli altri con grande affetto e portando il perdono e uno sguardo di misericordia in tutte le nostre relazioni. Per questo bel proposito, allora noi ringraziamo il Signore perché ce ne rende capaci e ci affidiamo all'intercessione di San Paolo. San Paolo della Croce prega per noi.